Si comincia, e mai come quest'anno viene da dire finalmente. La lunga estate delle nazionali, tra VNL, Olimpiadi, Europei e Mondiali Under 21 si è conclusa nel segno di un azzurro intenso. Il titolo continentale della nazionale di De Giorgi e quello iridato dei giovani di Angelino Frigoni rimettono l'Italia al centro della mappa del volley e il livello del nostro campionato, elevato da stranieri di qualità assoluta, torna al top. Merito anche e soprattutto di Modena, che ha riportato a casa Erwin Engapet, fresco campione olimpico con la Francia, e Bruno giù dal podio a Tokyo, ma campione del Sud America col suo Brasile. La SEC ha regalato a Modena l'ultimo scudetto nel 2016, ci riprova assieme a protagonisti tutti nuovi come Leale e Nimir, un gruppo da plasmare in fretta perché domenica c'è la prima di Superlega Monza contro una squadra insidiosa pronta a punire ogni sbavatura della nuova Leo Shoes Perkin Elmer di Andrea Giani. La squadra gialloblu però sta bene, il fine settimana passato in Puglia tra test match con Casarano e Taranto e visita allo sponsor Leo Shoes ha contribuito a migliorare l'intesa del gruppo. Fanno questi giocatori qui veramente un gran lavoro anche proprio nella costruzione della squadra, quindi ero incuriosito e oggi insomma ho la riprova che avere in squadra determinati giocatori comunque sposta gli equilibri. Sappiamo tutti che sarà una stagione molto difficile perché abbiamo dei competitor tosti, molto tosti, però questo ci deve spingere al limite ogni giorno, perché se miglioriamo un pochettino aumentano le probabilità di poter vincere, quindi lavoriamo sodo, duro, con la consapevolezza che ogni partita di questa stagione sarà una partita dura, difficile, un campionato estremamente equilibrato, divertendoci. Dobbiamo anche creare energia, no? Quindi con questo secondo me poi ti si aprono tante porte.